Ciao ragazzuoli, bentornati sempre qui al CAP, bentornati sempre qui sul canale. Oggi evento nuovo in quel di Marvel Snap. Abbiamo l'evento X-Men contro Avengers, un evento che è simile a quello di San Valentino. E tra l'altro vi volevo far vedere un attimo una cosa, nel senso che se voi scrivete qui tipo X-Men, vi compaiono tutti gli X-Men, frate, questa è una figata, io l'ho scoperto ora. Capito come sono combinato io? Ogni volta scopro cose nuove all'interno di questo gioco. Comunque, cosa fanno gli X-Men ora? Prendono un pugno di forza a tutti gli X-Men dopo che ne hai giocato almeno 4, ok? Invece gli Avengers cos'è che fanno? Gli Avengers è un pochino più complicato perché prendono un più 3 di forza nei campi dove si ha almeno 3 Avengers, ok? Quindi tra i due gli Avengers sono quelli che devono essere giocati un po' di più all'interno del mazzo. Oggi andiamo a provare ovviamente un po' di mazzi Avengers. Prima di tutto io devo provare sto mazzo, ok? Perché sto mazzo non ha senso di esistere. Però è bello così. Cioè, ci sono tutti gli Avengers dell'MCU. Io devo provarlo, raga. Infatti, io direi, facciamoci proprio un game al volo. Con sto mazzo, quanto per... Perché questo è un mazzo un po' per me, perché voglio... Boh, voglio provarlo. Zio Morte! E immaginatevi voi se vinco con sto mazzo, che cosa può succedere qua dentro, capito? Oh. Occhio di falco, subito. Posizionalo. Vi assicuro che gli altri due mazzi che proveremo oggi degli Avengers sono umani. Ok? Sono umani. Ok. Intanto l'occhio di falco è stato messo. E Advan, nel senso che fai? Reprivi. Oh. Adesso c'abbiamo la curva, ragazzi. Abbiamo il cap turno 3. C'abbiamo la cap turno 4. C'abbiamo visione turno 5. Scarta carta, sto ragazzo. Va bene. Anche la vedova è bella. Però la vedova non so quanto può essere interessante, sai? Contro un discard proprio non gli posso far nulla. Ok. Bello Shuri, Bello Shuri. Molto bello Shuri. Facciamola. Facciamo la K, cioè la K si sposta, è una 4-8, ragazzi, non scherziamo. Sarebbe stato molto comodo avere una visione che si spostava, è un 5-16. Lì. Pescami le carte. Bello. Ok. Iron Man, dici? Iron Man è molto bello come cosa. Si potrebbe pensare di mettere visione. E poi la chiudi con Iron Man. No? Cioè, com'era che si spostava la cap così? Ok. Dove tipo vincere la partita. Quindi si potrebbe pensare di spostare la cap. Cioè di spostare la cap, di spostare visione a destra. Così per ridere. Fai così. Fai così, che fai molti più punti rispetto a Hulk. Metti la Wasp. E la Gap poi si sposta qui, no? E prende il più 3 poi. Ha voglia. Gli lasciamo la location con Dracula. Oh, ci sta come cosa. Cioè, io non... Vabbè, fammi vincere con sto mazzo. Ok, lì abbiamo vinto 36 punti, va bene. Lì c'è Modok. Perfetto. Perfetto. Blade. Vabbè, la cap si deve spostare dove? A destra. Praticamente è vinta. Lì. 20 punti. Ragazzi. Ma in che senso? C'è contro un discard, frate. E tu già hai detto tutto. Vincere contro un discard e già tu hai fatto tutto. Posso dire, io già sono soddisfatto così. Aspetta un attimo, prendi qua. Adesso andiamo a vedere subito gli altri due mazzettini. Che vi posso assicurare che possono spingere ancora di più. L'altro mazzo a tema Avengers, ragazzi, è il Lockdown. Il Lockdown che è stato asfaltato questa season, non lo gioca più nessuno. Anche perché non regala neanche più parecchie win. Però, boh, riproviamolo, anche perché ci abbiamo Ego, perché lo sapete quanto mi può intrigare mettere Ego in un mazzo, e poi ci abbiamo questo
questa combo qui, tipo Quake Storm, cioè, oppure Storm Quake, che può essere interessante giocarla, nel senso giochi una location o Storm, non giochi nulla, giochi Jessica Jones turno 4, turno 5 puoi giocare la Quake e puoi ribaltare l'esito dei campi. Questo potrebbe essere molto importante da... È una bella combo, secondo me, proviamolo. Proviamolo. E vediamo che, tra l'altro, cioè, il mazzo con tutti gli Avengers dell'MCU fino adesso ha anche regalato la win. E non so se mi spiego, poi se adesso perdo con questo mi incazzo. E no, facciamo Nebula qui. Vincente, capito? Capito? No. Bello Big House. E fai pazzo. Poi la Wake la giochi. Cazzo bene. Snowguard mette. Ho capito. Switch a sto mazzo. Ora, bello Zia May. E fratello, gioca per forza Eco. Devo giocare per forza Eco lì. Insomma, fratello, male male. Male male. Guarda quanto gli gira il mazzo. Pure. Vabbè, anzi. Ok. Unica cosa negativa è che non posso giocare alla miss. Posso giocare alla miss qui. Vabbè, la giochi la miss. Devi fa. C'è tutte le carte contate. Che si è preso lui come carta, Antwen? Jessica Jones, frate. Jessica Jones è preso. Si è preso Jessica Jones, sto ragazzo. Allora, per essere... Dico, per essere... Per essere il cazzo, perché io su Quake posso giocare... Niente. Prossimo turno posso giocare Doctor Doom. Mockingbird, ok. Va bene. Boh. Doctor Doom? È la play questa. Beh, lui ci avrà anche l'Iot nel mazzo, raga. Io non so se me lo può fare benissimo sul castello Blackstone. Però noi mettiamo 11 punti al centro. 16. Con la miss. Cazzi, 21. Miss Doom. 21 mettiamo. Bisogna vedere se regge a destra. Perfetto. Se io avessi giocato il buon caro Dr. Doom in un'altra location, io avrei vinto. Fammene fare un'altra, dai, veloce, subito, indolore. Non lo accetto. Non lo accetto il 50-50 con l'Iot perso. Non lo accetto, non lo accetto minimamente. Dai, subito. Distretto. Capite? Capite che cosa devo affrontare io ogni volta? Distretto X del cazzo. Cioè, ma che location di merda. Ma che cosa ti serve il distretto X? Perché esiste? Oh, vedi, anche Sokovia. Bello però. Bello però. Elsa, la giochi. Vigilangelo, va bene. Ma io gli vorrei fare uno snap. Ci giochiamo tutti i cubi, frate. Trastamela. Giochi la cap, poi giochi. Scarlet è inutile, non mi serve a nulla Scarlet. Sentry? Il pazzo. Spider Woman. Cioè, Nairus. E come vince? Esatto, non vince. Victory. Capito? Anche col distretto X, va bene, va bene, va bene. Andiamo a vedere l'altro mazzo, ragazzi. Andiamo a vedere l'altro mazzo.
E terminiamo questa carrellata di mazzi Avengers con un Thanos Songwing. Cioè, l'ho lasciato per ultimo perché secondo me, tra tutti i mazzi, lasciando il meme, cioè questo può essere veramente molto solido. Anche perché si prende i buff dell'evento. In più, sapete, con Spectrum ci possiamo veramente buffare come se non ci fosse un domani con tutte le nostre carte Ongoing. In più abbiamo Mobius che può darci veramente una mano esponenziale. Andiamo subito a provarlo, va. E vediamo che vinca il peggiore. Io, allora, sicuramente, fratello. Vediamo cosa ci può offrire Thanos. Negroscia. Insomma, Mind. Con calma. Con calma, non ci abbiamo nulla su Negroscia. Vabbè, sperando in una reality. Sperando in una reality possiamo fare veramente tante belle cose. Che c'ho sti capelli, mi devo aggiustare. Sembrava uno scappato di casa. Olè. Olè. Ma come ci può essere utile il laboratorio di Shuri? Noi. Insomma. Fai time. Anzi. Fai time qui. E fai space qui. Sperando in una reality. Ok. La soul a zero, vabbè. Gustosa. Posso dire gustosa? Ora, che giochi? Crown City. Ok. Anzi, aspetta un attimo. Ma Gus, ma giocaglielo qui, scusami. Gus, giocaglielo qui, fai così. Fai così. Ok. Ok. La soglia la butti là, perfetto. E la power. Ok. E già si è messo abbastanza bene. Iron Lad che mi può prendere. Iron Lad mi può prendere tante belle cose potenti, eh. Giocalo qui a sto punto. Cioè, io vorrei una reality. Se posso, comunque. Vorrei una grandissima reality per togliere Negroscia. Negroscia è l'unico problema di questi, di queste location. Cioè, già che gli abbiamo settato Goose sul laboratorio di Shuri, potrebbe ben capire che lui, cioè, sicuramente c'è sicuramente un Thanos con carte grosse. Ho detto sicuramente due volte, però sì. Profi X, frate. Vabbè. Ok. Il problema qual è adesso? No, non c'è un problema. Non c'è un problema perché... Che tu c'hai Blue Marvel. Anche se mette lo squalo. Tu sei messa abbastanza bene. Tu e il tuo Profix, fratello. Poi tu la puoi chiudere con Ant-Man Armor qui in mezzo, magari. Oppure ti puoi buttare con un Thanos su Negroscia e via. Reality, dici. Space. Ok. Ci sto. Ma come la Miss Marvel, frate? Ma come la Miss Marvel? Che se ci pensi poteva essermi anche abbastanza utile per fare una roba del genere. Ma così facendo non tanto, però. Non tanto. Thanos qui. Alla fin fine sono 16 punti. Ciao, bello mio. E vedo perché può essere utile Gus in sto mazzo. Trovi un Thanos secondo e gli butti Gus. Lui, cioè, non è poco da fare. Poi se il ragazzo pensa di potermi fottere con un Profix, poi queste sono altre cose. Vamo. Ok. Dimensione oscura, space. Perché poi sono belli sti eventi, raga, sono belli, cioè, anche perché porti della varietà all'interno del gioco. Non porti le persone a giocare sempre gli stessi mazzi. Magari metti delle location anche interessanti. Perché anche soltanto quello, guarda. E altrimenti... Bello, Silver Surfer via Spectrum, ok. Sì, va bene. Ora. Vorrei fare Mobius. Però penso prima il cap. Penso prima il cap, poi al centro Debris. Bello.
Allora, a sto punto facciamo una roba, guarda. Facciamo così. Facciamo così. Insomma, però non voglio che mi distrugge Mobius. Vabbè, Mobius, buttalo qui, dai. Buttalo lì, Mobius. Ok, perfetto. Così è chiuso. Digli tu. L'ho fatto molto bene. Ok. Dazzler. Ci pensi è buono. Lui non c'ha Silver Surfer adesso. Mockingbird. Hai capito? Lui non c'ha Silver Surfer. Tu così fai robe. Vediamo se regge. Cioè, guarda a destra quanti punti facciamo, frate. Non ci credo, Doctor Doom. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Cioè, capito? Qui non è successo il power-up perché? Perché c'è la roccia, capito? Bisognava essere almeno tre Avengers qua dentro. Peccato. Altrimenti avremmo fatto un sacco di punti. Però comunque l'unico mazzo che ha regalato veramente soddisfazione è stato questo. È stato gli Avengers dell'MCU. Quindi fatemi sapere che mazzo state utilizzando voi con il team Avengers. E noi ci vediamo domani con il team X-Men, no? Via.